Invito Luca Mercalli e i colleghi poi che devono intervenire a prendere posto qui al tavolo. Grazie. Bene, benvenuti a tutti. Ma mi piace. Non ti ho presentato, ma non credo ci sia bisogno di presentare Luca Mercalli. Grazie. No, non c'è problema. Nostro consigliere scientifico, divulgatore, climatologo. Grazie Stefano, grazie a tutti. Guarda, riprendo proprio una considerazione che ha fatto il Presidente Laporta poco fa sulla difficoltà di comunicare ai cittadini queste problematiche. La CO2 non si vede, non si sente, non siamo in grado di misurarla con capacità sensoriali del nostro corpo. È un dato molto astratto anche per chi lavora nel settore. Figuriamoci al bar dell'angolo che cosa si può dire della CO2. Il commento che ho sentito questa mattina in albergo è molto breve ma significativo delle difficoltà di comunicare il tema climatico. Una signora passa tra i tavoli, saluta un collega e come va? E l'altro risponde: bene, a parte l'inverno, perché piove, insomma. Sta piovendo, è maggio, sicuramente non abbiamo 30 gradi, li abbiamo avuti peraltro poche settimane fa col mese di aprile più caldo della storia, in Europa occidentale il mese di aprile più caldo della storia, pochi giorni fa a Parigi 28,5 gradi, il massimo per questa stagione, seguito una settimana dopo magari dalla neve, la neve nel massiccio centrale a 500 metri con tutti gli alberi collassati. Capite che è un problema anche per noi affrontare la comunicazione di temi che hanno la variabilità insita, una certa difficoltà di comunicare anche aspetti statistici che non sono comuni tra le persone, e poi quando arriviamo al fattore forzante per eccellenza, cioè i gas che procurano l'aumento dell'effetto serra, allora diventa quasi impossibile ottenere un risultato nei confronti della popolazione, un risultato culturale. Ecco che le istituzioni sono importanti, solo delle istituzioni credibili e che dialogano continuamente con i mezzi di informazione e che producano poi evidentemente anche dei provvedimenti normativi, ecco, con quelli si mette poi d'accordo tutti. Tipo legge contro il fumo nei locali pubblici. Se non ci fosse stato quel provvedimento, noi adesso ci sarebbero molti di voi che magari si fanno una sigaretta qui dentro. L'abbiamo fatto, ha funzionato per tutti, non è più un problema di distribuzione culturale, statistica, dove c'è chi è più sensibile, chi meno, chi è distratto e chi è contro. Con le normative si può via via arrivare, però come diceva il Presidente Laporta, Bisogna preparare una cittadinanza poi ad accettarli, anche perché nella riduzione della CO2 stiamo parlando di problemi estremamente complessi sul piano tecnologico. Non è una sigaretta, è tutto. Sono i trasporti, sono le nostre abitazioni, sono gli oggetti che compriamo, sono i rifiuti, è l'agricoltura, è il nostro rapporto con il resto del mondo che produce alla fine la CO2. Allora io adesso vorrei solo farvi vedere qualche immagine giusto per entrare nel merito. Io non vi parlerò di dati italiani, anche perché sono molto ansioso pure di conoscere le novità del rapporto che non ho ancora visto, però voglio darvi qualche inquadramento internazionale, qualche inquadramento generale sul problema CO2. Ecco, andiamo pure avanti, grazie se me ne fai scorrere, vado avanti direttamente perché non ho avuto certo tempo di fare una presentazione. Sì, andiamo a cercare una bella tavola sulla concentrazione di CO2, il classico diagramma della. Ecco, prima vediamoci la temperatura, un piccolo aggiornamento. Nonostante oggi sia inverno per qualcuno, la temperatura globale continua ad aumentare. Gli ultimi 4 anni sono i più caldi della serie globale, abbiamo complessivamente guadagnato un buon grado, ecco, approssimo, ma siamo già purtroppo superiori a 1 grado Celsius, attorno a 1,1, e voi capite che questo è già un danno climatico al pianeta, ma ci porta ad aver già percorso oltre metà strada di quel limite dei 2 gradi sancito dall'accordo di Parigi. Io non parlerei nemmeno della pia illusione di 1,5 gradi. Lasciamolo stare, non ci sarà
non sarà possibile 1.5, però 2 è quel tetto che rimane scritto a caratteri cubitali nell'accordo di Parigi. Ci manca poco, abbiamo sostanzialmente un grado di margine da qui al 2100, ce la faremo solo con una imponente riduzione delle emissioni. Nel frattempo la rampa di salita continua con gli ultimi 4 anni più caldi della storia, possiamo dire, a livello planetario, da quando abbiamo misure precise, strumentali. Andiamo pure avanti, ecco qui. Il diagramma della concentrazione di CO2 su lungo periodo, quello che veramente costituisce la prova più importante dello sconvolgimento del bilancio energetico del pianeta, è la serie della CO2 su 800.000 anni del carotaggio EPICA, di cui diciamo a larga parte anche l'attività della ricerca italiana in Antartide. Questo bisogna ricordarlo, questo diagramma ritengo che sia una delle più grandi acquisizioni scientifiche in campo climatologico, grazie all'analisi delle bollicine di aria fossile contenute nei 3.270 metri di carota glaciale. E a parte le variazioni naturali, le oscillazioni che ci sono ogni 100.000 anni per i cicli glaciali e interglaciali, quello che colpisce è proprio la differenza imponente, superiore al 30%, tra la concentrazione preindustriale, che doveva essere nelle zone rosse della curva sotto 300 ppm, orientativamente 280, e il valore odierno, che è proprio il dato di oggi, è sui 411 ppm. E quindi è chiaro che noi abbiamo condotto un esperimento inedito, ma non nella storia dell'uomo, qui già in un pezzo di storia del pianeta, visto che l'uomo, come Homo sapiens sapiens, occupa in questo diagramma solo le ultime due caselle, 200.000 anni. Quindi siamo certi che il problema è grave, perché non c'è un riscontro storico di specie Homo sapiens, sul quale appoggiarci. Le concentrazioni di CO2 più elevate, che arrivano da altri proxy data non così raffinati come quelli dei ghiacci polari, ma un po' più discreti, cioè un po' più distribuiti nel tempo con indagini sui sedimenti oceanici, ci dicono che bisogna risalire attorno a da 3 a 5 milioni di anni fa per trovare una concentrazione di 400 ppm. Ora, 3 e 5 milioni di anni fa c'erano probabilmente i primi ominidi molto più simili a degli scimpanzé che a noi, e certamente la nostra evoluzione ha bisogno di un certo tipo di clima dove le glaciazioni siamo in grado di affrontarle, ne abbiamo una coscienza evolutiva, il troppo caldo no, troppo caldo lo lasciamo ai dinosauri, lo lasciamo ad altre forme di vita che c'erano in periodi arcaici. Questo grafico quindi è la nostra sirena d'allarme, perché purtroppo quel valore in alto non si è certo fermato e cresce al tasso di circa 2 ppm all'anno. Andiamo a vedere un tributo, un ringraziamento, perché oggi parleremo di CO2, di gas a effetto serra. Io voglio ricordare qualche nome, qualche gigante sulle cui spalle noi siamo saliti per parlare di questi argomenti. Lo voglio dire anche per ricordarvi nei confronti di un becero negazionismo che ancora serpeggia, fortunatamente non molto in Italia, moltissimo invece negli Stati Uniti, che non è possibile per chi con leggerezza affronta il tema del negazionismo offendere personalità di questo calibro. Sono veramente giganti della scienza, cito proprio per quello che riguarda CO2, il primo che ha identificato la problematica anche della misura, cioè Svante Arrhenius, il Nobel per la chimica svedese, che nel 1896 pubblica il primo lavoro dove indica nella combustione del carbone la ragione di una futura di un futuro aumento di concentrazione di CO2 in atmosfera. E Svante Arrhenius lo fa senza strumenti, non ha strumenti per fare misure precise di CO2, non ha riscontri storici, ma con la sola teoria e con i mezzi analitici produce i primi calcoli col regolo calcolatore, non certo con il computer, che sostanzialmente identificano il problema del riscaldamento globale antropogenico, e riesce perfino a centrare l'ordine di grandezza dell'aumento termico per il raddoppio di CO2 atmosferica.
Dopo io ricorderei almeno altri due personaggi. Uno è Charles Keeling. Charles Keeling è il geofisico americano che nel 1958 per primo comincia a eseguire le misure giornaliere di CO2 strumentali all'osservatorio di Mauna Loa alle isole Hawaii. Un altro grande pioniere che lotta per mantenere queste misure. Nella curva, quella bella curva con il piccolo ciclo stagionale della CO2 tra inverno ed estate che segue la fotosintesi nell'emisfero boreale, in quella curva, se la guardiamo con precisione, ci sono ogni tanto alcuni dati mancanti negli anni 60. Questi dati mancanti sono i momenti nei quali a Keeling venivano sottratti i finanziamenti e non poteva mantenere gli strumenti in funzione. Ecco, la tenacia, premiamo la tenacia di queste persone. Se noi oggi abbiamo quella curva che è così significativa, così importante per tutti noi, ma ormai comincia, spero, anche a entrare nella visione collettiva, è perché un solo uomo con una piccola equipe probabilmente di collaboratori è riuscito a tenere duro, poteva mollare tutto, si misurava CO2 per 2 o 3 anni e poi finiva lì. Invece Keeling tiene duro e oggi la sua curva almeno è stata battezzata con il suo nome, essendo già scomparso lui nel 2005. Infine vi voglio ricordare Claude Lorius. Claude Lorius è un glaciologo francese e il quale nel 1958 viene mandato ancora studente a fare un cosiddetto hivernage, cioè passare l'inverno in una piccola base di ricerca isolata all'interno del continente antartico in condizioni severissime. Insomma, nel 1958 non si viveva certo bene come si vive oggi nella base Concordia, con tutte le comodità che sono possibili in quel sito, ma almeno insomma, c'è il cuoco italiano, si mangiano gli spaghetti, c'è la doccia calda e Skype per parlare con le famiglie. Claude Lorius nel 58 vive con due altri colleghi in una sorta di tana dentro il ghiaccio, senza lavarsi per più di 6 mesi, e racconta che con una vecchia stufa a cherosene riuscirà al massimo a ottenere 8 gradi lungo tutto l'inverno. La temperatura più calda dentro questa tana fu di 8 gradi, tutte le altre più basse. Ecco, Lorius è la persona che ha l'intuizione dell'analisi delle bollicine di aria fossile nel ghiaccio polare, e ve lo racconto come aneddoto per capire come la scienza certe volte nasca da osservazioni umane, non qualcosa di così astratto come è soltanto il calcolo che ci vuole. Ma Lorius si accorge delle bollicine di aria fossile che escono dal ghiaccio quando mette un pezzo di ghiaccio che avevano estratto durante un carotaggio nel whisky. Giustamente la sera, visto che la stufa scaldava poco, usavano un doppio, e con un bel whisky, mettendo dentro un pezzo di ghiaccio antico, non decimillenario perché erano i primi carotaggi negli anni 60, ma era sicuramente un ghiaccio di secoli, e Lorius dice: ma quella è aria vecchia, quella è aria antica, allora se noi la andiamo a analizzare. E parte il grande programma che, grazie a una cooperazione internazionale, in tempi terribili, stiamo parlando degli anni della guerra fredda, chi erano i più attrezzati per il carotaggio profondo nei ghiacci antartici? I russi. Era la base Vostok. Nella base Vostok i russi avevano già fatto parecchie perforazioni, e Lorius, con grandi doti anche diplomatiche, non solo insieme ai russi ma anche con il proprio governo francese, tesse una perfetta tela di cooperazione tra Russia e America, che farà il ponte aereo, per trasferire in Europa le prime carote della base Vostok. La base Vostok portò al carotaggio fino a 400.000 anni, cioè metà di quel grafico che abbiamo visto prima. Oggi, con EPICA, che è un progetto invece recente, siamo a 800.000. Ecco, ringraziamo quindi questi giganti e non permettiamoci minimamente di vituperarli come si fa, perché sono state persone con una grandissima capacità scientifica, ma soprattutto una grandissima etica. C'è un film eccezionale che narra la biografia di Lorius, si intitola La glace et le ciel, è stato fatto dal regista francese Luc Jacquet, quello della Marcia dei Pinguini. Quello forse l'avete visto, invece purtroppo La glace et le ciel non è stato tradotto e distribuito in Italia. È un film commovente, perché dopo
tutta la storia di Lorius con i filmati originali in Antartide, la sua avventura, c'è però la malinconia profonda di un uomo che dice: abbiamo dato l'allarme all'umanità e nessuno ci ascolta, e addirittura ci attaccano e ci dicono che siamo dei mentecatti. Ecco, questo è il messaggio che ci arriva da questi uomini: salviamolo, portiamolo in alto, facciamolo emergere, e direi che con questi dati che ora ci accingiamo ad analizzare è il miglior modo per tributare loro questi onori. Altre cose magari ve le dico dopo, così farei partire i colleghi. Vedo che appunto non c'è Riccardo De Lauretis, che era insomma il coordinatore del report. Non so chi parlerà al posto suo. Benissimo, e allora vi cedo la parola. Grazie.